E alla fine c'è scappato il morto sulla strada provinciale 309 che da Camarelle porta allo svincolo dell'A30 di Mercato San Severino. Drammatico incidente stradale, oggi pomeriggio intorno alle 15.30 una Daewoo Matiz è andata a sbattere contro un pullman del CSTP della linea Nocera Superiore Università. L'incidente intorno alle 15.30, come dicevamo, purtroppo c'è un morto, il signor Vincenzo Caiazza del 35 di Siano, in gravissime condizioni la moglie. Ci troviamo con il signor Umberto Aversa del soccorso stradale, tra i primi ad intervenire sul luogo dell'incidente. Cosa è successo? Sì, sono arrivato giusto 10 minuti che era successo l'incidente, purtroppo è una strada un po' scivolosa. E niente, ho trovato due persone gravi in macchina che stavano incastonate dentro la macchina. Sono arrivati vigili del fuoco che con le cesoie hanno estratto. Sì, sì, due gli anziani incastonati dentro la macchina. Adesso dopo due ore abbiamo riuscito a liberare la strada, ma è ancora l'ennesimo incidente sulla SP309. Ecco, qua c'è una drammaticità legata alla pericolosità della strada, come diceva lei, parliamo quasi di un incidente al giorno, si arriva anche a tre in caso di pioggia, come mai? Ma purtroppo a mio parere è una strada che va ridisegnata perché è molto, ripeto, scivolosa, dissestata. E scivolosa significa che in caso di pioggia diventa quasi una saponetta. Sì, 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 bravo, bravo. Non voglio aggiungere altro perché mi dispiace per le persone che sono rimaste coinvolte. La ringrazio. Ringraziamo noi a lei. Dopo questa disgrazia ci auguriamo che chi di dovere, chi di competenza, la provincia, le autorità preposte intervengano affinché non si piange più nessun morto.